shape of you. Push and pull like a magnet, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Attenzione, palla recuperata dalla Pescara da Gessa De Memushai, poi Sansovini, elude l'intervento di Rinaudo, prende la mira, incredibile gol, Marco Sansovini, il Pescara si porta in vantaggio, sblocca la situazione, strepitoso, il pallone si è infilato all'incrocio dei pali, alla sinistra dell'incolpevole Jean-François Gillet, una bomba, un grandissimo gol, una meraviglia, Caprari 16 metri, attenzione, libero Sansovini, il controllo sinistro, rete, rete, un gol fantastico, davvero straordinaria la prodezza di questo giocatore immarcescibile. Seguiamo gli sviluppi di questa azione del Pescara con Sansovini, lato corto dell'area di rigore, entra in area il suo sinistro, grandissimo gol, il gioiello di Marco Sansovini. Che prodezza, Marco Sansovini, sono sei gol, ma questo era davvero da posizione impossibile. Non lo posso più chiamare bomber. Marco, purtroppo è così. E vabbè, c'è tempo, c'è un tempo per tutto. Anche se so che sei iscritto alla squadra WISP. Sì, quindi... è vero, però ancora devo partecipare perché so. Con questa problemata si è fermato, poi sarebbe stato anche un problema comunque conciliare le cose qui a Pescara, sarebbe stato un po' rischioso. A parte gli scherzi, Marco, come va in questo nuovo ruolo? Insomma, ti sei calato, mi sembra, intanto con grande passione, con la giusta testa, come fai sempre. Insomma. Sì, sì, io veramente non vedevo l'ora di iniziare quando ho saputo di questo incarico e niente, ho tutti i giorni da imparare qualcosa, tantissimo chiaramente, perché comunque passare da giocare ad allenare... diventa, passi in una sfera completamente diversa, anche se si parla sempre di calcio, ma pensare per tutti quanti, l'organizzazione dell'allenamento, la struttura, la cioè tante cose che prima giustamente non dico che non ci pensavi, ma dovevi pensare per te stesso, quindi cambia. Diciamo che cambia tutto. Cambia quasi tutto, sì, tutto. Cambia quasi tutto, ecco, gli allenamenti adesso sono individuali. Ed è uno svantaggio questo, immaginiamo, no? Per un allenatore. Sì, ecco, noi più che individuali la squadra si sta allenando insieme, però seguendo il protocollo del distanziamento, quindi cerchiamo di strutturare l'allenamento e le esercitazioni mantenendo una certa individualità e una certa distanza. Diciamo che non potete fare le partite, ecco questo. Non possiamo fare partite o anche esercitazioni che implicano comunque un poco distanziamento, quindi sicuramente è più difficile per me, anche per i ragazzi, ma per me per strutturare l'allenamento è più difficile perché comunque non puoi allenare alcuni aspetti che sono ovvi nel calcio, quali la transizione, il contrasto, la marcatura uomo, quindi tante cose che poi ti servono in partita non si possono allenare. Ecco, è più difficile in questo momento, per quello che stai dicendo, mantenere magari alta la concentrazione dei ragazzi? Anche perché poi alla fine, allora diciamo che noi non abbiamo chiaramente la finalità della partita, ma la nostra finalità è quella della crescita singola del ragazzo, del giocatore. Poi è innegabile che facciamo parte, partecipiamo a un campionato importante nazionale, quindi tutti vogliamo far bella figura, nessuno vuole perdere, i ragazzi per primi. Quando non hai la finalità della partita è normale che inconsapevolmente l'intensità, l'attenzione magari può scemare. Allora lì sta allo staff tecnico, me, preparatori, chi fa parte del mio staff, incentivare i ragazzi a dare il meglio di se stessi. Marco, mi racconti l'approccio con questi ragazzi, insomma il tuo primo giorno, diciamo così, di scuola, com'è stato? Ma sicuramente io da parte mia una grande emozione, anche un filo di tensione perché non volevo, non dire fare brutta figura, però sai, non sapevo come approcciarmi a questi ragazzi, però grazie a loro, al loro atteggiamento è stato tutto veramente molto più semplice. Gli ho detto che loro sono ragazzi speciali, diversi sicuramente dagli altri perché fanno parte di un settore giovanile professionistico e strutturato come quello del Pescara. Quello che indossano conta, la maglia e il simbolo sul petto conta parecchio, che devono essere d'esempio
in qualsiasi parte d'Italia dove si vada e anche nella loro vita privata. E ho improntato comunque un discorso di fiducia reciproca e di serenità, che significa scherzare e ridere quando cioè è il momento, ma durante l'allenamento massima serietà, ma l'hanno recepito e quindi si va avanti bene. Fondamentale come sempre l'empatia, no? Che si viene a creare tra il caposquadra e quindi in questo caso l'allenatore e i ragazzi. Ma quello sicuramente a tutti i livelli, a maggior ragione con ragazzi di 15 anni che comunque hanno, non sono più bambini sicuramente, ma non sono neanche degli adulti, perciò devono strutturare ancora il loro carattere, hanno le loro giustamente sicurezze eccessive a volte e le loro insicurezze da gestire un po', da calmarli, tranquillizzarli in alcuni momenti, perciò è un lavoro con i ragazzi molto, molto individualizzato. Under 16, 15 anni? Hanno 15 anni, sì. 15 anni, quindi è un'età molto delicata, esatto, adolescenza che però sta quasi per superare, stanno quasi per superare questa soglia, quindi rapportarsi con loro non deve essere così semplice. Beh, sicuramente non posso dire ciò che mi passa per la testa in quel momento. Va sicuramente ponderato, cercando di capire a chi dire una cosa piuttosto che un'altra, come dirla, perché dirla. E si può entrare proprio nella testa. Devi cercare di entrare un po' nella testa, poi è normale che sicuramente avrò fatto tanti errori già dall'inizio, però appunto... A giudicare i risultati delle prime tre partite non mi sembra. No, vabbè, ma al di là dei risultati, ripeto. Vabbè, però poi il risultato è sempre no, quello che fa in campo durante la settimana e quello che vedi poi la domenica o il sabato quando giochiamo. Ma noi lavoriamo credo bene e i ragazzi con grandissima intensità e grandissima attenzione. Vedo che in partita danno di tutto e di più e si divertono, perciò spero di essergli d'aiuto. C'è un allenamento naturalmente anche tattico, no? Tu insegni come devono stare in campo i ragazzi, però privilegi magari di più la parte tecnica oppure tutti e due i discorsi? Si fanno tutti e due i discorsi, ma non si lavora prettamente a livello tattico, anzi la questione tattica è lasciata molto ai margini. Chiaramente si prepara qualcosa per la partita, ma niente di esasperante, niente di dettagliatissimo, perché è giusto poi anche che i ragazzi sbaglino, perché loro dagli errori poi ne traggono vantaggio, perché riescono a capire loro stessi dove è sbagliato, e invece se gli viene indotto quello che devono fare, loro memorizzano e basta, e non imparano, non acquisiscono, ma memorizzano e basta. Perciò lasciamo tanta libertà, tanta spazio alla fantasia. Spazio alla fantasia, assolutamente, libertà di giocare, libertà, io dico sempre, la possibilità di sbagliare. Questo credo che sia fondamentale. Ti faccio l'ultima, ti guardano come un oracolo, tu eri il loro Beniamino, immagino. Quando... No, non credo, mi guardano credo come il loro allenatore, hanno il rispetto che si deve portare a una persona più grande, a un allenatore. Non posso lamentarmi assolutamente del mio gruppo, non sono per niente pentito, ecco. Non sono pentito assolutamente, quindi speriamo di andare sempre meglio. Grazie ancora. Prego. E buon lavoro. Grazie, ciao.